Io mi sono legato per un posto di lavoro, punto. Non faccio male a nessuno. Io voglio solo un posto di lavoro. Ho 56 anni, dove devo andare, ragazzi? Daniele Simoni ha 56 anni ed è uno dei 409 operai della ex Embraco Whirlpool di Riva di Chieri, alle porte di Torino. Come i suoi colleghi, due anni fa è rimasto senza lavoro e da quando è iniziata la crisi ha visto cambiare tre governi e la proprietà dell'azienda, passata nel frattempo alla Ventus. Io sono rientrato ad aprile, uno dei primi. Già mi ero accorto che le cose non andavano secondo i piani, che era una start-up e aveva dei prodotti non prodotti, praticamente non esistevano. La reindustrializzazione promessa non è mai partita e oggi i lavoratori si dividono tra la cassa integrazione e turni in una fabbrica vuota dove non c'è nulla da fare. Una giornata di non lavoro dentro l'azienda è frustrante, vero? È terribile. Ci chiediamo cosa veniamo a fare. Siamo esausti, esasperati. A visitare l'azienda ieri sono arrivati i sindaci della zona, guidati da Chiara Appendino. Io sono entrata, non ero ancora stata dentro lo stabilimento. È sconcertante, cioè si parla di reindustrializzare quando lì dentro non c'è nulla. La sindaca di Torino ha assicurato che nella settimana del 16 dicembre sarà convocato il tavolo al MISE e lei ci sarà. Ritengo che sia indegno che soggetti privati che fanno accordi col pubblico, con lo Stato che rappresenta tutti, poi in qualche modo decidano in modo anche un po' non morale, permettetemi di dire, di non rispettare gli impegni. La situazione però resta incerta, il fondo con cui la Whirlpool paga stipendi e cassa integrazione si sta esaurendo e l'azienda sta accumulando debito con i fornitori. Ciò che è chiaro è che lavoratori e sindacati ritengono Ventures non più affidabile. A me oggi è stato comunicato che da domani sono in cassa, fino non si sa quando, per punizione, perché mi sono esposto alle telecamere. Per noi è importante che si trovi finalmente, come c'è scritto in un cartello appeso, un imprenditore serio che venga qua con un progetto industriale,